Come stai messo a Ma guarda, techno? dunque, intanto dico che il passaggio secondo me non potrebbe essere più stridente, insomma, si tratta di tipi di musiche completamente diverse, ma anche la testimonianza che nonostante poi, come si dice, come è vero, insomma, le note sono solo sette, permettono in ogni caso questi, veramente queste montagne russe di passare da un genere all'altro. Come sono messo con la musica techno? Malissimo, cioè, nel senso, essendo un boomer come voi che si è messo, Silvia, Ma da questo. devi sapere che in realtà la musica techno non piace solo ai giovanissimi, quindi l'evento che vi stiamo per raccontare non è solo per i più giovani, perché ce lo facciamo confermare anche da Alessandro Orlando. Al First Festival vanno un po' tutti, un format di grande successo di RST Events che questa domenica porta grandissimi ospiti. Ci racconti un po' quale sarà il parterre? Intanto facciamo vedere anche alle mie spalle il promo dell'evento. Allora, gli artisti che ospiteremo per questa ennesima edizione dopo 10 anni continuativi saranno il duo Camelphat, un duo UK che ha spopolato prima con hit diciamo un po' più radiofoniche per poi spostarsi su una techno più melodica. Insieme a loro ci saranno i due italiani Matame che proprio sulla techno melodica hanno basato il loro successo e poi avremo due diciamo gota della techno berlinese che sono Ben Clock e Marcel Detman. Confermo che questa musica definita techno barra elettronica, questo enorme contenitore di musica elettronica nelle sue sfaccettature, è proprio per tutti, nel senso che si è un po' sfatato il mito negli ultimi anni di essere musica dedicata magari solo a un pubblico giovane, in realtà è un trend, diciamo, universale che sta andando a prendere qualsiasi tipo di generazione. Noi nei nostri ultimi quattro eventi abbiamo fatto 24.000 persone e su queste 24.000 persone il target di età va dai 20 sino ai 40, quindi volevo sfatare il mito che fosse solo dedicato a un pubblico estremamente giovane, anzi. No, ma Eh beh, sicuramente è un orgoglio poter vantare anche questi numeri. Dario! No, ma io non dicevo, era un mio limite, non è che mettessi dei paletti, però volevo chiedere una cosa, nel senso che è un festival in qualche modo indipendente. Voi cercate, la vostra scommessa forse è quella di renderlo in qualche modo più organico con quanto accade in città dal punto di vista degli appuntamenti? Cioè Assolutamente sì. farlo rientrare proprio nella strada di altri appuntamenti, insomma. Assolutamente sì, nel senso la nostra non lo è mai stata, la nostra attività è un'attività che ha le sue radici dal 2013, quindi stiamo parlando comunque di 10 anni di attività con una continua proposta, soprattutto nel periodo invernale, nello stadium che è il palazzetto dello sport della Fiumara. Molto continuativa, cioè noi produciamo dalle 3 alle 4 edizioni nel periodo invernale. La nostra non è una richiesta di assistenzialismo, passatemi il termine, ma la ricerca di un di dialogo ampio con le istituzioni perché ci stiamo rendendo conto che nelle altre città, ahimè, Genova a volte è un po' l'esempio che si arriva sempre dopo sulle cose, ma non solo sul settore dell'intrattenimento musicale, elettronico, ma su tante altre cose. Le altre città hanno fatto di questo settore uno strumento importante, soprattutto dal punto di vista dell'incoming turistico. Ma non stiamo parlando di città solo di Torino, Milano, Roma, quindi grosse metropoli, ma anche città più piccole. Il fatto principale, come dicevo prima, non è assistenzialismo, ma il fatto di riuscire, a trovare questo dialogo, credo ci possa permettere intanto nel strutturare qualcosa di più solido nel lungo e medio termine, anche se sono 10 anni, noi ci sentiamo di aver iniziato ieri. Ma soprattutto di costruire qualcosa che sia rivolta alla città intera. Noi è la seconda volta che puntiamo nell'area della tensostruttura del waterfront, perché in una situazione che è abbastanza complessa per la fase di ristrutturazione che è in essere, però già l'anno scorso con la produzione del Roll Festival a tema circense spagnolo e musicale, dove abbiamo convogliato migliaia e migliaia e migliaia di persone, avevamo identificato quell'area perché per noi era una concomitanza proprio di obiettivo che anche la pubblica amministrazione si era posta, cioè quella di rivalorizzare quell'area e di renderla viva, un'area che non è mai stata viva e vive negli ultimi anni. Questo strumento della musica in generale, ma anche della musica elettronica, che prende un pubblico vario, ma è vero che comunque c'è una fetta molto giovane di pubblico, credo che si debba porre l'obiettivo di far vivere la città 360, perché poi è la generazione che poi in un futuro, magari con famiglie, sulla città torna. È la famosa generazione low cost, quella dell'EasyJet, quella che prende un aereo, va a sentirsi il concerto dell'artista preferito o andare ad ascoltare il genere di musica preferito
e per passare 2 o 3 giorni. Noi è questo che vorremmo strutturare con, diciamo, le varie entità, un qualcosa di più duraturo, ma su numeri importanti, perché noi ora abbiamo proprio l'esigenza, paradossalmente, di ampliare il bacino d'utenza, perché iniziamo a stare un po' stretti nelle aree. L'appuntamento domenica 16 luglio dalle 14 a mezzanotte, 10 ore di musica in una residenza estiva, quella della Fiera del Mare. Come vi trovate, Alessandro Orlando? Vi piace anche questa location? Servirebbero anche forse più spazi per poi realizzare i vostri festival come il First, che appunto ha la residenza invernale al Palazzetto, ed estate invece va nell'area del Waterfront di Levante. Allora, il problema delle aree da sfruttare credo che sia un problema secolare in città. Comunque siamo schiacciati tra il monte e il mare, e comunque geograficamente parlando non siamo fortunati come altre città che magari hanno, diciamo, più pianura, ecco. È un problema secolare che secondo me va affrontato definitivamente per capire quali obiettivi ci si possano porsi operatori del settore come noi, cioè quindi raggiungere anche qualcosa che uno può solo sognare, no? Numeri alla mano, quindi qualcosa di molto impattante, imponente dal punto di vista proprio numerico di partecipazione. E quindi questo è il problema principale, cioè il discorso di trovare l'area. Noi ci siamo rivolti proprio a quell'area lì, malgrado un po' tutte le difficoltà, perché comunque è un cantiere che sta correndo bene o male, che comunque è un po' una situazione abbastanza schizofrenica, come è giusto che sia. Ci troviamo bene, c'è una grossa collaborazione da parte degli uffici tecnici di Porta Antica. Voglio ringraziare Corrado Brigante, che è sempre super mega disponibile con noi. Ci troviamo bene, dobbiamo incastrarci, entriamo in punta di piedi, usciamo in punta di piedi, però l'incastro al momento è perfetto. Spero vivamente che in futuro quell'area lì rimanga, perché potrebbe essere veramente l'unica area a disposizione nel circuito cittadino che possa permettere di accogliere, insieme all'Arena del Mare, che vediamo molto attiva nel periodo di luglio, numeri di affluenza importanti.